partite. Oggi dobbiamo essere perfetti, sfoggiare una grande prestazione. Allora via, si parte. Buon divertimento con Sampdoria e Juventus. La 17ª giornata del campionato di Serie A. Matuidi, sovrapposizione di Alessandro, se ne va via sulla sinistra. Il traversone in mezzo a cercare Ronaldo, colpo di testa, palla fuori. Torsione buona, palla difficile. De Paoli, Murillo, il traversone teso in mezzo, colpo di testa sopra la traversa. Castor Ramirez, pericoloso. Dybala, parte defilato, la Juve prova ovviamente più movimenti all'interno della stessa partita nel tentativo di scardinare la loro retroguardia. Grande apertura per Dybala al volo! Paolo Dybala! La Juventus è in vantaggio! Un capolavoro al volo della gioia che illumina il cielo di Marassi! Minuto numero 19, Sampdoria 0, Juventus 1. Che gol! Paolo Dybala! Rivediamo, gran lancio di Alessandro. Dybala gli aveva cavato il pallone al volo sul palo lungo, e Audero qui si butta, ma non ci può fare assolutamente niente. Gli ha proprio preso il tempo con questo calcio superbo. Paolo Dybala, 1-0 per la Juventus. Danilo, dai e vai con Dybala con il tacco, gran giocata questa con Higuain. Higuain butta la porta, Higuain sopra la traversa. Ma che bella questa azione della Juve con lo scambio, pipa gioia, pipa gioia. Pjanic, traversone in mezzo, colpo di testa, non è finita. Danilo al volo, palla fuori. Provato, scusate, Alessandro al volo, provato la conclusione. Alessandro, sfera che è terminata sopra la traversa. Alessandro converge, passa, perde il pallone, attenzione a Ramirez, dentro l'area di rigore, Ramirez, pallone al centro, batti ribatti, conclusione, la palla in rete. Il pareggio della Sampdoria al minuto numero 35 con Caprari, 1-1 il punteggio. Ramirez, il suo movimento, la messa in mezzo, Alessandro l'ha toccata, Caprari di prima intenzione, è andato a battere Gianluigi Buffon, 1-1 il punteggio. Cristiano, Ronaldo, se la sistema, ne ha di fronte tre. Ronaldo ancora, finta contro finta, Cristiano, pallone dentro, a cercare Higuain e Dybala che non ci arrivano. Grande idea di Cristiano, sapendo di poter contare su uno dei due. Bonucci verso Alessandro, Higuain e Ronaldo dentro a saltare, il traversone sul palo lungo verso Ronaldo! Ronaldo, ma quanto ha saltato Cristiano Ronaldo! La Juventus è in vantaggio al minuto numero 45, uno stacco pazzesco alla Michael Jordan, 2-1 per la Juventus, Cristiano Ronaldo. Ancora il cross di Alessandro, Ronaldo, ma quanto è rimasto in aria Cristiano, 2-1 per la Juventus. Impressionante, guardate lo stacco. Aspettava il pallone, è rimasto su ancora, è rimasto in aria più tempo di un gol secondo me favoloso. Ramirez, la gioca lì rasoterra, la palla permane al limite dell'area di rigore. Jankto con il sinistro, Jankto, Buffon, la parata centrale. Ci siamo, è tutto pronto. Paolo Dybala sul punto di battuta e la via. Si riparte, buon divertimento anche con la ripresa di Sampdoria Juventus. Caprari, il traversone, colpo di testa, pallone che viene allontanato, attenzione alla conclusione. Buffon dice di no al sinistro di Jankto. Thursby punta la porta, Thursby, la conclusione sull'esterno della rete, la botta di Morten Thursby. Ronaldo punta la porta, va Cristiano, Ronaldo se la sistema, non calcia perché non trova lo spazio. Rabiot, Danilo, con pazienza la Juve arriva da Dybala. Dybala, il traversone dentro di testa, Matuidi, non è finita però. Dybala, palla però ha varcato la linea alla fine. La colpisce Alessandro, la colpisce anche Rabiot, con il petto, con il fisico, se ne va. Attenzione a Adrien Rabiot per il contropiede, 3 contro 3. Rabiot porta palla, ancora Adrien con la punta verso Ronaldo. Ronaldo va a puntare Ferrari, Ronaldo va lui, ancora Cristiano, Ronaldo, tiro deviato. La parata da parte di Audero. Ramirez converge, ancora Gastón Ramirez,
apre verso Murru, il traversone in mezzo, colpo di testa di Gabbiadini, non ci arriva Ramirez, pericolo per la porta della Juventus. Dybala, e allora prova a mettersi in proprio Dybala, lo scambio Ramsey sopra la traversa, la prima conclusione verso Emile Autero di Aaron Ramsey del match. Danilo scucchiaia male però, Thursby prova il tiro, vince anche il rimpallo, riesce a servire Caprari il tiro, Demiral, non è finita, rovesciata, palla che rimane lì, Buffon. Tanti errori. Caprari dall'altra parte per Ramirez, scala De Sciglio su di lui, Ramirez lo va a sfidare, Ramirez il traversone in mezzo, colpo di testa, Thursby anticipato, palla che rimane lì, la conclusione, palla fuori, ci ha provato Murillo, niente da fare. Demiral con il destro verso Douglas Costa, gran finezza per Ramsey, rientra dalla posizione di fuorigioco Ronaldo, dentro il pallone proprio per lui, attenzione, posizione regolare, forse Ronaldo! C'è il fuorigioco di Cristiano. Fuorigioco di Cristiano Ronaldo. Matuidi con l'esterno per Ramsey, attenzione va la Juventus, Ramsey dentro a cercare Ronaldo, l'ennesima corsa sulla sinistra, Ronaldo di fronte Ferrari, Ronaldo lo va a sfidare, Ronaldo! Palla fuori di pochissimo. Juve vicina, il colpo del capo con CR7. Finisce qui la partita, la Juventus vince a Marassi 2-1, una gara importantissima, l'ultima del 2019 per quanto riguarda questo campionato. E adesso ci sarà la Supercoppa Ariete contro la Lazio, vittoria pesante, pesante, che mantiene la Juventus in vetta alla classifica. Buffon era lì comunque, ha alzato soltanto la mano, non ha toccato il pallone. E comunque da segnalare questa prima offensiva della Sampdoria, questa prima conclusione verso la porta di Gigi Buffon, ci ha provato Gaston Ramirez di testa, pallone di poco alto. Una Samp quindi che non sta a guardare, che cerca di creare occasioni, tra l'altro Murillo sta crescendo, nel derby aveva salvato un gol fatto con un intervento in scivolata su appunto l'attacco del Genoa portato da Sanabria, in questo caso si è trovato in veste di propositore, di cross, di autore di un cross dalla destra, buono il colpo di testa di Ramirez di poco alto, ma comunque buona l'intenzione. Assolutamente sì, è il primo tentativo dunque da rimarcare operato dalla Sampdoria. Vediamo Bonucci in disimpegno, siamo giunti quasi al 19° minuto, quindi significa che tra poco cederemo la linea agli studi di Roma per la messa in onda del primo mini spot. Seguiamo però prima l'attacco della Juventus con Rabiot che dà respiro alla manovra bianconera servendo Alex Sandro, c'è Dybala libero, ci prova di sinistro, ma che gol ha fatto la gioia. Un gol meraviglioso al volo in diagonale al 19° minuto, la Juventus si porta in vantaggio con un gol fantastico di Paolo Dybala, un gol meraviglioso da vedere, da rivedere e da rivedere ancora. Sampdoria 0, Juventus 1. La classe di Dybala su questo cross, il sinistro al volo, sembrava avesse perso il tempo utile, si è coordinato invece e ha lasciato partire questo tiro che non ha lasciato scampo, angolatissimo, vano il volo alla propria destra di Audero, e quando hai giocatori di questo tipo che possono cambiare da un momento all'altro il volto della partita diventa veramente dura per gli avversari. Un gol bellissimo davvero, vi invitiamo a vederlo, noi ve lo abbiamo raccontato ma c'è da vederlo, da gustarselo, perché è stato un mix straordinario di coordinazione innanzitutto, perché a barriera deviazione calcio d'angolo, il primo in favore della Sampdoria, arriva al minuto numero 35, corner in favore della formazione blu cerchiata con Caprari che va alla battuta alla destra di Gigi Buffon, posiziona il pallone nella zona d'angolo Gianluca Caprari, ecco il cross che sta per arrivare, traiettoria a rientrare insidiosa, pallone messo fuori se non vado errato da Rabiot, esatto, poi sbaglia la Samp, recupera Dybala per Alex Sandro, ancora Alex Sandro pressato, perde palla Alex Sandro sul pressing avversario, Ramirez con il destro in mezzo, c'è una serie di rimpalli, ha pareggiato il pareggio, ha pareggiato Caprari, ha segnato Gianluca Caprari il gol del pareggio al 35esimo a sorpresa su Svarione, dobbiamo rimarcarlo, della difesa della Juventus, ha segnato Gianluca Caprari per Ramirez. Lui il secondo gol
in campionato, e allora 1-1. Tempo la Juventus, tra poco conosceremo l'entità del recupero, forse quel minuto di qualche istante fa per l'infortunio subito da Ferrari. Ecco Bonucci nella metà campo blu cerchiata, piatto sinistro per servire Danilo. Dybala dalla destra, su di lui c'è Janto, ancora Dybala, testa alta, poi Pjanic, sponda all'indietro, fa fatica la Juventus ora a cercare spazi. Demiral per Bonucci, tutti nella metà campo della Sampdoria, chiusa come mai, pallone per Alex Sandro, il cross sul secondo palo e arriva il colpo di testa di Cristiano Ronaldo. La rete della Juventus è andato su altissimo in terzo tempo. Cristiano Ronaldo ha spedito il pallone quasi sotto l'incrocio dei pali alla destra di Audero, e proprio al 45esimo spaccato la Juventus si riporta in vantaggio e Cristiano Ronaldo va in doppia cifra in campionato, decimo gol per lui. La Juventus nuovamente avanti, Sampdoria 1, Juventus 2, Cristiano Ronaldo. Con giocatori che possono, diciamo, sempre cambiare da un momento all'altro la partita, lo ricordavamo, questo colpo di testa, la infilata nell'angolino più lontano della porta difesa da Audero, il cross molto tagliato, e sarebbe stato molto importante per la Sampdoria andare a riposo sull'1-1, perché anche la Juventus magari avrebbe dovuto preoccuparsi un po' di più. Adesso chiaro, cambiano gli equilibri, va molto più tranquilla all'intervallo la Juventus, che peraltro appunto può dare la zampata da un momento all'altro per cambiare il risultato, e l'abbiamo visto. Ma hai visto quanto è saltato? Sì, tra l'altro è andato su veramente con un'azione da basket, un terzo tempo cestistico. Cristiano Ronaldo nel frattempo si riprende a giocare col minuto di recupero assegnato dall'arbitro Rocchi. Cristiano Ronaldo in doppia cifra per la 14esima stagione consecutiva nei primi 5 campionati più importanti in Europa. Un acquisto azzeccato, diciamo? Forse.